Speciale cinema. Ed eccoci con un nuovo appuntamento con lo speciale cinema. Allora, caro Federico, cosa andiamo a consigliare e di cosa parliamo in questo speciale cinema ai nostri radioamici ascoltatori? E per quanto riguarda lo speciale cinema di oggi, parleremo di un film praticamente interessante di Batman contro Superman, no. Superman. E prima di Non è darvi una contro. recensione, Non prego. è VC, è V. VG, No, Vigevano. No, VC. E VG. cos'è? Batman V Superman, no, Che sarebbe VC contro? E che Superman. sarebbe? V è amicizia, Ah. VS è Con contro. versus. Giusto per Bravo, precisare, no, io mi ho VS. fatto l'errore apposta per Bravi. Noi abbiamo studiato da Renzi, lui da Rutelli, Finalmente credo, mi ha corretto. Ah, sono soddisfatto. no? Ah, Queste questo è sono sostituzione. soddisfazioni. Quindi è comunque però nel Contro, stanno trailer. contro, è evidente che Nel stanno trailer contro. No, sembrava fosse VS contro. contro. E quindi stanno come in amicizia, spieghiamolo. Sono in amicizia, Stanno quindi si in amicizia. picchiano in Quindi amicizia. Come il funziona? titolo che significa? Spiegalo. Ma perché tu non l'hai mai visto? Non l'ho ancora visto, E però. allora, stiamo Abbiamo visto consigliando. Il titolo, che dice il titolo? Il titolo sta scritto Batman v Superman. Quindi, incontra Superman. Incontra Superman. Quindi un incontro scontro. Quindi Cos'è? non è uno scontro, non è Ah, VC. Se c'era scritto VC era uno vabbè, se era scontro. Fanno una BC partita. stavano in bagno, ma che battuta È squallida di peggio cui della mia quella di mi prima potete fra frustare. Berlusconi e compagnia. Allora, volevo un attimino, per quanto riguarda, questo è, diciamo, è un promo molto scherzoso, No, perché ci piace mi sempre scherzare, serviva ci come mancherebbe. intro, questo argomento mi serviva come intro, perché non tutti sanno che l'Happy Maxi Cinema, di proprietà della Stella Film, il Fra gruppo l'altro. che praticamente possiede anche il Modernissimo, ha fatto un grande investimento, ha creato nell'Happy una sala dotata di un maximone, schermo 70 milioni di pixel. Quindi indirettamente oltre al film, Quindi consigli di andarla a vedere là. Dove si trova l'Happy l'Happy? si trova A Fragola. a Fragola, A come tutto Fragola. al Come nord. dicono gli afragolesi. E un gruppo praticamente volevano offrirci effetti speciali. Questo particolare mega schermo è adatto soprattutto ai film, come Come stavo questo qua, dicendo io, chiaramente. Batman. Di Superman. Di Ecco, Superman. incontra su, non dire BC perché lui poi ci Si offende, corregge. si amara. E quindi io, per la rubrica cinema, prima ancora di farvi la recensione, perché non abbiamo avuto il tempo tra le mille Andremo cose di certamente. Tanti fare, impegni. e stiamo aspettando i biglietti omaggio ancora che devono arrivare. E per questo io vi invito innanzitutto a cercare di vedere questi Comunque c'è film una grande attesa per in questo film. 3D, se volete, costano un attimino un poco in più, però vi Cifra rendono irrisoria comunque. cifra irrisoria, si tratta appena di 2-3 euro, 2-3 mila euro, certo. andrà 2-3 mila euro, li potete anticipare benissimo. Assolutamente sì. E quindi prossimamente sarà nostro compito di farvi di recensione, e vi ricordo che questi film hanno un effetto visivo molto interessante se visti in 3D, perché danno l'esatta espressione del coinvolgimento. Assolutamente, E quindi assolutamente. vi appare con questo sistema che stiano accanto a voi, interagiscono accanto a voi, che voi siete tra i palazzi che subiscono il terremoto per via di questo incontro, come si dice, Batman contro. Con o Con. contro? Lo Ah, risolviamo dopo, dai, è un questo contigio. Io conteggiamo, però. chiederò di togliere questo titolo. Vado da Stella Film, dice cancellato, scancellato. Scancellalo, scancellalo. E quindi invito tutti ad andare a Però questo comunque film. lo consigliamo. Lo consigliamo perché comunque sono Di film. recente siete andati a vedere anche altri film o è prossimo, ecco, diciamo, Batman No, questo è e prossimo. Questo sarà No, prossimo. dicevo, prima di questo film avete visto anche altri, cioè potete farci altre No, recensioni siamo o fermi perché l'ultima recensione, se non erro, che abbiamo fatto era di Perfetti Sconosciuti Sì, se oppure un non erro altro film. era quella. Tra No. l'altro che insomma, potrebbe essere premiato con appunto tanti premi, l'ha reso noto Marco Giolini, da questo punto di vista però, visto che non è stato ancora premiato, ammesso che verrà premiato, poi ve lo faremo sapere. E beh, quindi per quanto riguarda l'appuntamento con appunto il cinema, ci riaggiorniamo sempre settimana prossima. Il consiglio è quello di andare a Andare vedere sempre al Batman e cinema, e Superman. in particolare questi film, che anche se sono un'americanata,
però comunque hanno la potrebbe bellezza essere intrigante per perdere un poco di tempo. Sì, è sempre un motivo di ricarica vedere questi tipi di film, che conservano l'essere, diciamo, divertente. E a tal proposito volevo agganciare, per quanto certo. riguarda la rubrica cinema, è anche un momento di svago andare prossimamente a Irlandia, il nostro parco di divertimento che aprirà certo. aveva, se non era un aveva un teatrino e quindi siamo tutti curiosi di vederlo. Ricordo che è prossima la riapertura con nuovi soci verso aprile, se non e questo vero. Ci fa piacere, anche perché la città, insomma, non aveva ancora motivo di svago. Il cinema è tra poco ritorno, volevo sottolineare per la rubrica sì. cinema soltanto l'Arcobaleno, che ha riaperto grazie al alla Vomero, proprietà che ha riaperto il Vomero, grazie anche alla proprietà del teatro Diana, hanno riaperto, i gestori sono i fratelli Mirra e hanno dato un contributo ai ragazzi del quartiere, perché il Vom, l'Arcobaleno è l'unico cinema fruibile a piedi per i ragazzi che possono andare al cinema, perché Fantastico. Come sapete tutti si stanno diffondendo i multisala e non sono per tutti, perché i multisala sono fuori Napoli e i ragazzi non hanno mezzi di locomozione autonoma perché sono minorenni, quindi noi se andiamo al cinema vediamo che ci sono pochi ragazzini se non accompagnati dai genitori, quindi diciamo che l'Arcobaleno è l'unico cinema dove possono i ragazzi fuggire dal mondo virtuale e andare nel mondo dello spettacolo. Fantastico. E con questa chiosa chiudiamo questa sezione dello speciale cinema.